Se sei un docente o un dirigente scolastico, o anche uno studente, e vorresti realizzare un progetto per la tua scuola, ma nel fondo d'istituto non ci sono i soldi necessari, allora segui questo video fino alla fine dove ti spiegherò come trovare i fondi necessari per il tuo progetto grazie al crowdfunding. Io sono il prof. Marco Fumo, benvenuti nel mio canale. Se volete rimanere aggiornati sui miei video, iscrivetevi, tanto a voi non costa nulla, e non dimenticate di cliccare sulla campanella. Dopo aver analizzato nei miei video precedenti in che cosa consiste il crowdfunding e quali sono le più importanti piattaforme che consentono di organizzare una raccolta fondi, sopra, qualora ti fossi perso i miei video precedenti, troverai le relative schede e in descrizione ti lascio il link. Sempre in descrizione, inoltre, se vuoi approfondire tutto ciò che riguarda il crowdfunding, ti lascio il link della guida definitiva che ho pubblicato nel mio blog marcofumo.com. In questo video parleremo di una piattaforma focalizzata solo ed esclusivamente sulla scuola. La piattaforma è schoolrising.it. Con School Rising si possono raccogliere i fondi necessari per finanziare tutti quei progetti scolastici che, a causa dei continui tagli ai fondi degli istituti scolastici, non possono essere realizzati. Si tratta, insomma, di una piattaforma pensata per raccogliere le risorse necessarie alla realizzazione di iniziative didattiche o strutturali che altrimenti rischierebbero di non attuarsi all'interno del sempre più bistrattato mondo dell'istruzione scolastica. Schoolrising propone diverse opzioni in base a quelle che sono le esigenze degli utenti. Oltre al crowdfunding si può prendere parte a workshop e laboratori e si possono anche chiedere consulenze personalizzate. La procedura per attivare la campagna di raccolta fondi è semplice. Vai sulla sezione Crea un progetto e compila il modulo che troverai. Ma prima di inviare il modulo puoi fare anche un check dei punti su cosa fare prima, durante e dopo la campagna di crowdfunding. Inoltre, School Rising ti offre la possibilità di scaricare un utilissimo kit di strumenti per progettare la tua campagna di crowdfunding. Sempre rimanendo nella stessa pagina potrai scaricare il documento informativo sulla deducibilità fiscale delle donazioni. Sappi che il tuo finanziatore, se ti fa una donazione, può portare la donazione stessa in deduzione dalla sua dichiarazione dei redditi, quindi il tuo finanziatore pagherà meno tasse e contemporaneamente contribuirà alla crescita del tuo progetto. Quindi troverai preziosi consigli del tutto gratuiti su cosa fare prima della campagna. Un vero e proprio vademecum su cosa fare. Vediamo insieme questi punti. Come vedi, qua abbiamo definisci gli obiettivi del tuo progetto, secondo step sviluppa gli indicatori di successo. Io, a dir la verità, ho utilizzato questi indicatori anche per altre campagne di startup per i miei clienti. Durante la tua campagna non basta pubblicare la tua idea sulla piattaforma per raggiungere le persone potenzialmente interessate e convincerle a sostenere il tuo progetto. Per fare in modo che la tua idea ottenga sostegno, devi dialogare non solo con le persone che conosci, ma devi coinvolgere anche quelle sconosciute e lontane, facendo leva sui valori che stai comunicando e utilizzando gli strumenti che il web ti mette a disposizione. Empatizzare gli effetti positivi del tuo progetto può aiutarti a comunicare meglio il suo valore a quelli che sono i potenziali finanziatori. Cosa fare dopo la campagna? Ringraziare ovviamente le persone che ti hanno sostenuto è un obbligo morale. Senza di loro, infatti, il tuo progetto sarebbe rimasto lì, fermo, e ogni sforzo per comunicarlo sarebbe stato inutile. Ciò fa dei finanziatori il motore centrale del crowdfunding. Terminata la campagna e ricevuti i finanziamenti, il team di School Rising ti invierà un report
con tutte le informazioni sui destinatari delle ricompense con i relativi contatti. E badate bene, non tutte le piattaforme lo fanno. Invia quindi una comunicazione a tutti i finanziatori informandoli del successo della campagna, degli effetti ottenuti e della modalità di consegna delle ricompense. Mi raccomando, consegna le ricompense con puntualità. Così facendo alimenterai quella fiducia reciproca che sta alla base del crowdfunding, per la quale peraltro i finanziatori hanno creduto nel tuo progetto. School Rising non è solo crowdfunding. Cliccando sul menu servizi per le scuole troverai anche una sezione relativa all'alternanza scuola-lavoro, dove possono essere realizzati percorsi che consentiranno agli studenti di sviluppare le competenze necessarie per il proprio futuro. Sono percorsi che valgono dalle 24 alle 200 ore di alternanza scuola-lavoro e verranno realizzati tra Bologna o Berlino, ma possono anche essere realizzati direttamente nella tua scuola. Inoltre, sempre nella stessa sezione, troverai un altro servizio, il Wallet, che sarebbe il portafoglio di classe, dove inserire piccole raccolte fondi necessarie all'acquisto di materiale didattico o quote di partecipazione che serviranno a finanziare uscite didattiche o viaggi di istruzione. Ogni scuola, su iniziativa di un qualunque suo membro, dal preside ai professori agli studenti, con School Rising può dunque far conoscere il progetto che intende attuare, stabilendo ovviamente il budget necessario al raggiungimento degli obiettivi, curando la comunicazione e indicando la data di termine della raccolta stessa e ovviamente le ricompense previste per i finanziatori. Il video di oggi è terminato. Per qualsiasi dubbi contattatemi, scrivetemeli nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividetelo. Vi rinnovo nuovamente l'invito a iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per non perdervi la notifica sull'uscita dei miei prossimi video. Ci vediamo alla prossima. Ciao!